Zimmer. E non bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio della nostra Legacy Challenge. Quindi bentornati in casa Redfield. Allora, lui è molto a disagio perché sì, ha fatto un po' di attività fisica. Ecco, accarezza Nemesissina così ti dai una calmata. E come avete potuto vedere mentre io, diciamo, introducevo l'episodio, la nostra sgattaiolata in stanza proprio poco prima che il papà uscisse dal bagno, perché sa che, insomma, no? Meglio essere sposati, sì, anche se Dylan ora sia un po' più ammorbidito, però meglio essere sposati, non vuole stuzzicarlo, ecco. E oggi, ragazzi, è un giorno importante, non perché è carnevale, o meglio, non solo per quello, perché sì, ci sarà una bella festa di carnevale qui in casa Redfield, ma soprattutto perché c'è un matrimonio, ragazzi, da organizzare. Il matrimonio, ovviamente, di Rebecca e del nostro Mirko, che è qui, il futuro sposo, dorme beato. Caro mio, oggi è un gran giorno. La nostra si è rimessa, vedete come sorride, è felice, ragazzi, per questo, voglio dire, si sta per sposare. E Sherry è qui, ragazzi, che, sapete, viste le sue condizioni, necessita del bagno, perché vi ricordo, eh sì, che è incinta. E vediamo un po', si vede qualcosa? Poco poco, ancora può mascherarlo. Il tempo passa, ragazzi. Non è? Buongiorno tesoro, buongiorno papà, ma tutto bene? Sì, tutto bene, non ti preoccupare, tutto bene, certo, E come no. eccovela qua, Sì, ragazzi. lei, ma che ti lavati le mani, scusate. Lei non ha ancora avuto il coraggio di dirlo a suo padre, né tantomeno vai a rimetterti a letto perché ancora è presto, insomma, né tantomeno ha la minima intenzione. Tu puzzi tesoro, fai schifo, dai, il tuo matrimonio. Vai, 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 guarda, concediti un bel bagno con la schiuma. Non ha, neanche ci pensa, ragazzi, a dirlo a... Chi è questo qua? Giuseppe Gentile, adulto, colori complementari. Bene, nemmeno ci pensa a dirlo a Mirko, ragazzi, perché ne abbiamo, cioè, nei commenti, insomma, me ne avete scritto. Mirko lo saprà, Mirko lo verrà a sapere, non lo verrà a sapere, ma per il momento, ragazzi, lei non ci pensa proprio. Perché? Perché comunque, orgogliosa com'è, pur sapendo che Mirko le muore dietro da sempre, non accetterebbe mai di sposarlo, tra virgolette, concedetemi il termine, perché è rimasta fregata, ecco come si dice, perché non è stata particolarmente attenta, ecco. Ma come ho detto anche diverse volte, chi gioca col fuoco prima o poi finisce per, no? Si brucia. Lei si è ustionata, come ho detto anche l'altra volta, e quindi ora sono dolori. Tesoro, anche tu fai un bagno con la schiuma. Sei felice, sì, però certo, la sensazione di tristezza perché sei pessimista. Come ogni sposa, il timore che qualcosa possa andare storto. Per di più, non è che si senta proprio molto, molto serena, perché, ragazzi, lei condivide comunque un segreto, cioè condivide con sua sorella questo segreto della gravidanza, e a lei non piace l'idea comunque che stia aiutando sua sorella a mentire al padre. Però, ragazzi, la scelta di Sherry, lei lo sa, quindi voglio dire, c'è poco Quindi, da fare. ok. Mi sto per sposare, oggi è il gran giorno. Oddio, stai calmo, Mirko, stai calmo. Ok, sì, stai calmo. Tremo solo all'idea che qualcosa possa andare storto. No, tesoro, tremi di freddo. Tranquillo, andrà tutto bene. Ora basta così. Sei a disagio, ok, per favore, vai, indossa il tuo vestito. Oh, perfetto, mettiti seduto qua, guarda, siediti. Cerca di stare calmo. E anche lei, ragazzi, sì, tesoro, vabbè, che stiamo al mare, no, anche lei, ragazzi, dopo il suo discorsetto esortativo, si cambia d'abito e ci tenevo a mostrarvela, ragazzi, perché secondo me è splendida. Guardate quanto è bella. Ferma così, tesoro. Guardatela, guardate quanto è bella, ragazzi. È meravigliosa. Somiglia così tanto a sua madre, che purtroppo non sarà qui, ragazzi. Eh no. Allora, ragazzi, ecco svelato il lotto che ho scelto per le nozze. Me ne sono innamorata
appena l'ho visto e ringrazio di cuore il Mister Slashy Gamer, Slashy, sì, spero di averlo pronunciato bene, perché è un lotto, ragazzi, che è veramente bello, bello, bello. Poi, con questo paesaggio qua, ragazzi, guardate che splendore. Cioè, all'inizio avevo pensato di non utilizzarlo perché col fatto della neve, però devo dire è bellissimo, è proprio, proprio bello, mi piace tantissimo. E non c'è una vera chiesetta qua, ragazzi, allora ve lo faccio vedere un po', ecco, così. All'interno, diciamo, di questa struttura possiamo, ecco, si entra, possiamo trovare un salottino, musica, una cucina, bene, quella che appunto serve. Qua sotto comunque, no, una saletta tipo così d'attesa e i bagni. Mi piace veramente tanto. Poi torniamo su perché qui c'è tutta la parte, ecco il tavolo con, no? Guardate questo laghetto, ragazzi, meraviglioso. Qui c'è l'arco. Con i posti a sedere, guardate anche qua che spettacolo, che meraviglia. Poi qui invece c'è appunto l'angolo, no? Dove, lei chi è? Non è un invitato, lo sa, vabbè, pazienza. E quindi devo dire, ragazze, qui invece l'angolo, vabbè, lì l'angolo bar, e qua invece quello per diciamo l'intrattenimento, chiamiamolo così. Quindi vi faccio notare una cosa, guardate quanto è figo Dylan in questo suo abito, uno splendore. E qui c'è lo sposo che è in ansia di comunque sta aspettando la sua sposa, e qua, ragazzi, ovviamente Michela, che insomma, no? E nel frattempo che insomma si radunano gli ospiti, il nostro, perché non è stata, c'è anche lo sposo comunque ai suoi invitati, no? Nel frattempo, ragazzi, miracolo, perché sposati con Rebecca, e viva giusto in Tempo, tempo, invece la sposa è qui. quindi stanno chiacchierando. Lei non capisco, ma ha invitato anche Mirko? Tesoro, è il giorno del nostro matrimonio, certo, ha preso la macchina e si è precipitato qui. Insomma, si sa, no? Per te, lo sai che ha una cotta per te da sempre, anzi, dovresti dirglielo. Comunque non voglio scoppiare una guerra nel giorno del mio matrimonio, quindi ti prego, evita di fare qualunque follia, Sherry, va bene? E Sherry, ragazzi, in realtà, vedete, è giù di morale, è molto a disagio. Perché notare una cosa, amoreggia con Mirko, bacia Mirko, cioè si sta rendendo conto che forse sono gli ormoni della gravidanza, ragazzi, chi lo sa, però c'è sempre Mirko nella sua testa. E quindi, come dire, no? La cosa la disturba perché, ripeto, lei è orgogliosa, stupidamente, ovviamente, ragazzi, secondo me, non vuole che Mirko, cioè mettersi con Mirko perché è rimasta incinta, ecco. Lei l'ha sempre visto comunque soltanto così, come un flirt, come una cosa, no? Sì, basta però. Congratulati con tua sorella, e soprattutto, perché assolutamente sì, abbracciala affettuosamente, perché lei è comunque felice, cioè sa che sua sorella attendeva con ansia questo momento, quindi guardatele quanto sono belle. Vi ricorda, ragazzi, una scena? Eh sì, mi ricorda tantissimo il matrimonio di Claire e Thomas, quando c'era Jill a sostenere la sposa, ovvero sua sorella Claire. Ed è veramente, ragazzi, un gran bel momento. Guardatele, sono stupende, veramente, veramente belle, e io le adoro. E in questo momento, ragazzi, sì, la situazione non è proprio semplice per Sherry, però la giornata è di sua sorella, lei le farà un gran complimento perché come minimo, e soprattutto la nostra, che è sempre attrezzatissima, ragazzi, scatterà una foto con sua sorella, mi pare ovvio, no? Dopo averle fatto il cazziatone, perché hai speso veramente tanto per questo vestito, è stupendo. Guarda, sì, non vedo l'ora di togliermelo per infilarmi. Vabbè, abbiamo capito. Fotoricordo! Ovviamente, i nostri splendori, ragazzi, perché guardate quanto sono belle. Sono stupende, devo dire. Le nostre piccole, ormai non più piccole, ragazzi, perché ormai non più piccole, Redfield. Fatemi vedere se c'è. No, così è troppo. Ecco, così mi piace un po'. Una foto così gliela farei. Oh mamma santa. Un paio di foto così.
un'altra così e poi l'ultima senza filtri. E a questo punto, dopo anche la foto ricordo, basta, Dylan, vieni qui perché tocca al papà accompagnare la sposa, ovviamente. Abbraccio affettuosamente tua figlia, lei intanto ragazzi, per forza prendi coraggio e vai perché non puoi restare qua in eterno. Sei la mia damigella, quindi vai a fare la damigella e lei ovviamente ragazzi verrà qui e tutto farà tranne che salutare Mirko, quindi tipo che ne so, bacia sulla guancia, ecco, saluterà i suoi parenti, bacia sulla guancia anche a lei, saluta tuo zio che... Ci mancherebbe pure che non saluti tuo zio, ragazzi, se no, testata, insomma. E vabbè, ecco, abbraccia, insomma, e lei inizierà così a chiacchierare. Vieni qua. Ma chi è sto tizio che si imbuca? Scusi, ma lei non può imbucarsi, nei matrimoni degli altri, ma l'ha capito che non può. Vabbè, abbraccia affettuosamente tua zia, sì, abbracciala. Volevo, ecco, abbraccia affettuosamente, mentre invece la nostra, deve essere raggiunta dal papino, quindi papà, forza, sbrigati. E lui sicuramente, ce lo vedo proprio, si congratulerà con sua figlia, perché ragazzi, comunque per un genitore vedere una figlia che si sposa, deve essere, chiedi dei progetti futuri, chiederà, no? Allora cosa farete? Vi trasferirete? Io spero continuerete a vivere comunque ancora un po', almeno un po' in casa, con me, con tua sorella. Non mi lasci da solo con tua sorella, vero? Sì, più o meno è quello, ragazzi. Conversazione personale profonda e poi immaginiamo l'accompagnerà, ragazzi, ovviamente all'altare. E io immagino, ragazzi, ci saranno anche discorsi del tipo se solo tua madre fosse qui, se potesse vederti, sei splendida, ecco, esprimi ammirazione. Se solo vedi tua madre non fosse, papà, ti prego, non dire così. Papà, devi sapere che la mamma è sempre con noi, è vero, e sei bella tesoro, bella come un raggio di sole. Mi abbagli, guarda, devo mettermi gli occhiali da sole per vederti. Va bene, ora però direi che è il momento di andare, anche perché ho una certa fame. Beh, anch'io non ho fatto neanche colazione stamattina per gustarmi il pranzetto che avremmo, no, mangiato qua, anche perché tra un po' fate merenda invece di un pranzo, quindi via. Allora, direi che immaginiamo ovviamente, ragazzi, che lo sposo, però ti prego, sposo. Non, ecco, vai qui perché tu sì, hai fame, lo capisco, però poi vai qui e insieme a te verrà tua E figlia. così, ragazzi, mentre la sposa è qui in attesa, il padre della sposa che c'ha una fame, che se lo sta portando via, vabbè, dettagli, vieni qui e abbraccia il futuro sposo mentre lei si mette a sedere. Dio, una botta di... No, tesoro, non farti vedere. Non farti vedere assolutamente, ed è una scena meravigliosa, secondo me, anche questa. Il nostro Dylan che dà, cioè, proprio definitivamente, immaginiamo la benedizione a Mirko, che gli dice: sei come un figlio ormai per me, e sono tanto, ma tanto felice che tu comunque faccia parte della mia famiglia, della nostra famiglia. Vuoi raccontargli una storia incredibile, tesoro? La storia incredibile, caro, non la vedo al momento, quindi potrei fare a meno, però potresti, per esempio, ecco una cosa che potresti fare, pacchette spoggia e muscoli, è sicuramente quella di congratularti e fare al volo con lui, ma proprio al volo, una conversazione profonda, anzi dai consigli genitoriali, ti parlo come se fossi un padre, eh? Fai soffrire mia figlia e ti rompo qualcosa, ok? Va bene, ok, l'abbiamo capito, caro. Lui, sei veramente simpatico. No, 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 guarda che dice sul serio, cioè non è che lo sta dicendo perché sta scherzando. Mirko ha raggiunto il livello 1 di genitorialità, ok, un po' anticipata, vabbè, pazienza. E quindi, mi raccomando, signori, siediti insieme, forza, sedetevi, questo già col drink in mano, stiamo messi bene. Ok, la sposa sta arrivando. Ovviamente vuole sposarsi con Mirko, ti prego, dovevi attendere però. Basta, lascia fare. Eccoli qua, ragazzi. Prendete posto, mi raccomando. Qui non si può fare il bis, quindi fossi al vostro posto. Ecco, prendete posto, vi prego. Guardatelo. Guardate, ragazzi,
sono bellissimi, veramente bellissimi. Si butteranno proprio sul buffet, ragazzi, qua come... Oh, mamma mia. Lo so, non odiatemi, ma... Cioè, sono troppo belli. La nostra piccola Rebecca, ragazzi. Non ce la faccio, non ce la faccio. Forza. Sì, vabbè, sti abbracci. Vogliamo... Tante coccole, ma sposatevi, ecco. Prometto di amarti sempre e per sempre. Oh, ragazzi. Che meraviglia, che meraviglia. Basta, ok. Basta, basta così, vai. Facciamo giusto una foto per foto. Foto per lo scambio degli anelli, se ce la facciamo, forza, su. Non passatemi però davanti, vi prego. Non ho mai capito perché solo uno dei due mette l'anello all'altro, cioè non ha molto senso per me, però vabbè, dettagli. Oh, evviva gli sposi, evviva ragazzi, ti sei sposato comunque, eh? Non capisco perché, vabbè ragazzi, dettagli. Guardate i nostri sposi. Che belli, meravigliosi. Bellissimi ragazzi, ok, perfetto. Speriamo che la torta, insomma, come dire, no, sia pronta. Tesoro, vabbè, tu hai partecipato a modo tuo, vabbè, abbiamo capito. E la torta qua invece, oh, perfetto. Perfetto, perfetto. Dobbiamo tagliarla qui? Va bene, tagliamola qui. Allora, vieni qui. Anzi, venite tutti qui, quindi vai qui insieme, anche lui porta, vai qui insieme, porterà gli altri, lei verrà qui. E ovviamente, ragazzi, sarà il taglio della torta, perché sì. Tutti a tagliare la torta, forza! Tutti ad assistere a questo magico momento. Oh... Auguri agli sposi. Ma dov'è lo sposo in tutto questo? Si è perso, vabbè, dettagli. No, sta qui. Sta qui che pensa, mamma mia, c'è un traffico. Non riuscirò mai ad arrivare alla torta. Lo so, tesoro, hai ragione. Dovevi pensarci prima. Insomma, dovevi, come dire, no? Affrettarti. Devi andare in bagno, tesoro. Allora. Oh. Fai una cosa, tu hai bisogno di sostanza, quindi prenditi una porzione, va. Guardate lui come la guarda. Lei non se l'è filato di pezza, ragazzi. Ma proprio 0-0, eh? 0. Quindi, mi raccomando. Vabbè, sposati qua, ragazzi, ormai è andata. Si sono sposati, ecco, perché, insomma... Non capisco perché tutte le volte sta tragedia, però vabbè ragazzi, ti stai sedendo qui, cara? Vi state sedendo qui? Capisco che siete sorelle, ma vabbè, lasciamo perdere, ecco. Dylan, caro, mangia qualcosa, perché insomma sei in attesa da ore, prendi una porzione, anzi fai così. Prendi una porzione insieme, chi vuole si unisca, perché qua... Lei si sta scatenando, mi fa tanto piacere, ma chi è lei però? Spegni sto coso, ma chi la conosce, scusi? Oh, bene. Anche tu qua, prendi una porzione insieme. Mangiate, mangiate. Vediamo un po', ragazzi. Purtroppo però non posso farlo. Molto triste come cosa, non capisco perché. A quanto pare soltanto se... elogia un altro sim, questo possiamo farlo. Mirko, vai ad elogiare Mirko. Anzi, o meglio, è inutile che vai a elogiarlo, cioè con lui. Altri sim, elogia un altro sim, lui dirà: guarda, cioè, siamo amici, io ormai vedo com'è la situazione. Credimi, è una ragazza strepitosa, cioè, lascia perdere mia cognata, perché ora può dirlo. Lasciala perdere, guarda, cioè, si sa, ti viene dietro da un pezzo. Che cosa, scherzi, vero, Michela? Ma dai, ma non... Sarei felice di conoscerla. Sta qui, caro, veramente già la conosci, però vabbè, dettagli.
E lui dice: ma sì, fidati, guarda, è la ragazza giusta per te. Ed eccolo qua, ragazzi, che lui non sapeva. E forse sta iniziando a prendere in considerazione. E l'ho trovata assai piacevole. Sta forse iniziando a prendere in considerazione la cosa? Forse si è scocciato, ragazzi, vuole lasciar perdere. E voglio dire, oh, a coppia, ecco perché non mi ricordavo questo Lui assolutamente. passaggio. Ha visto che il suo amico comunque viene preso in giro comunque ai suoi occhi da Sherry e neanche tanto ai suoi occhi, ragazzi, voglio dire, è una cosa abbastanza ovvia. E quindi, che cosa succede? No, vabbè, no, vi prego, no! Perché? Perché? Perché deve morire una tizia anziana durante il matrimonio di Rebecca? Perché? Dovete tutte le volte rovinarmi le cose! Io ragazzi, no, vabbè. E quello ha detto che non gli sembra convincente la cosa. Ti credo, stava crepando una tizia, non lo convince, no. Oddio, ragazzi, sta avvenendo qualcosa di veramente sgradevole, anzi è già avvenuto. Michela, non lo so, non sei molto convincente. Ma certo che siamo convincenti, giuro, anzi. Ma boh, non lo so, sai. Il fatto è che siamo tutti colleghi, stesso corpo di ballo, non lo so, non mi sento di... E vabbè, perché, dice lui, con Sherry non siamo tutti nello stesso corpo di ballo? Lo so, tesoro, infanzia rovinata, hai ragione pure te. Un matrimonio distrutto, invitato, cioè il Tristo si è voluto invitare i ragazzi a tutti i costi, si è autoinvitato, bene. Questo è fiducioso che troverà un bagno e non se la farà sotto, sono veramente felice per lui. Ragazzi, che dirvi? È matrimonio rovinato, che bello! Gravidanza secondo trimestre. Ragazzi, non ce la faccio, non ce la... Dove sei andata tu? Ma chi se ne frega? Non piangere, non far finta che ti freghi qualcosa, non la conoscevi nemmeno. Vai in bagno, guarda, vai in bagno, ti prego, non voglio assistere a... Ecco, uno che ha capito che non vale la pena rattristarsi è lo sposo. Che dice, guarda, dai retta a me. Ragazzi, ignoriamo proprio il Tristo. Altri sim, chiediti un altro sim, dai retta a me, chiedigli di Michela, cosa ne pensi, insomma? Lui si sta mettendo d'impegno, vedete, anche la sposa lo ha capito, no, la sposa no, capire, quella già ogni tanto c'ha le botte, Michela mi piace, piuttosto in gamba, già c'ha le botte di depressione ogni tanto la sposa, quindi Oh, figuriamoci. Comunque, dice lui, guarda, io fossi in te ci penserei. Ecco, pure il Tristo, chiacchiera, ma che ti chiacchieri col Tristo? Non chiacchierare con il Tristo, guarda. Te lo proprio proibisco. Va bene? Oh. Tu vieni qua, altri sim. Elogia un altro sim. Provaci tu. Elogia Mirko, guarda, vai. Non so, ma è una festa in maschera. Si è vestito da... No, guarda, c'è stato un morto. Oh mio Dio, c'è stato un morto. Sì, vabbè, abbiamo capito. Per favore, mantenete il controllo, ragazzi. Qua è una disfatta proprio. Altro carnevale, ogni scherzo vale. Si è presentato il Tristo. Mi sembra giusto. Vabbè, io ragazzi, che devo dirvi? Mirko è fenomenale, lo sappiamo che ti piace Mirko, tesoro. A coppia con Mirko, vediamo un po' come va. Vabbè, sto matrimonio, ragazzi, è stato un po'. E lei dov'è? È rimasta chiusa in bagno, tesoro? Sei chiusa in bagno? Lo so, tesoro, fai finta che te ne... Cioè, tu sei felice in realtà, non lo so, non sei molto convincente. Non sei convincente. Caro, non sei convincente, è questo il tuo problema. Tesoro, potresti provare a intervenire tu un minuto? Lascia fare, guarda, è Mirko il problema. Balla, vai a ballare tu. Tu lascia fare, ci pensa lei adesso, guarda, eh. Perché anche lei, insomma, un po' ha capito che è il caso che sua sorella vada avanti, ok? Quindi... Chiedi di un altro sim, ecco per esempio, no? Vediamo cosa ne pensa. Se lei va qui, comunque loro sono grandi amiche. Chiedi di un altro sim, Mirko. E poi, vedete, sono tanto vicini. Guardate però, obiettivamente, guardate che carini. Insieme formerebbero davvero una coppia splendida. Ora, no? Dai. Dobbiamo essere obiettivi. Per carità, Sherry, io faccio il tifo per lei, però. Non si sta comportando bene, diciamolo. Quindi vieni qua, cara, amichevole. Guardate come si guardano adesso. Altri sim. Chiedi di un altro sim, poi chiederà di Michela, insomma, no? Guarda, lo so che ti piace. Mi piace piuttosto in gamba, ma va, non lo sapevamo.
Non se n'era accorto nessuno che ti piaceva, tesoro. E tu cosa mi dici? Beh, è una brava ragazza, insomma, è in gamba. E lei dice: ma allora cosa state aspettando? Cosa? Cosa, ragazzi? Cosa? Cosa aspettate? Forza, fidati, te lo dico io. È la ragazza giusta per te. Mia sorella non va bene, capisci? Lo so, ma io non. Al momento non ce la faccio, ecco. Non siete convincenti, nessuno lo è. Non siete convincenti, che vi devo fare, ragazzi? Non lo siete, c'è poco da fare. Mirko sembra un buon partito, mi presenterò appena lo vedo. Ecco, vatti a presentare, tesoro mio. E vediamo se nascerà l'amor oppure no. Viene SMS triste, tesoro. Sì, perché lei ne sta sentendo parlare. Allora hai sentito, quei due usciranno insieme. Speriamo non compromettano. Eccola lì. Oh no. Non compromettano, insomma, la nostra squadra di ballo, no? Ah, tanto a te non interessa, vero tesoro? Lei, a me, figurati. Figurati se me ne può fregare qualcosa. Certo, come no. Discuti dell'umore triste, va. Ecco, parla con lei. Consolala pure per la morte, fai qualcosa di utile. Notare, ragazzi, che la pancia è esplosa. Fermi tutti, è esplosa la pancia. E direi che poi questo vestitino, ragazzi, c'è poco da, no? Hai mai visto cos'è accaduto? Proprio queste cose ti fanno riflettere? Eh sì, ti fanno riflettere, tesoro. Su, non fare così. Il carnevale ormai se n'è andato a quel paese, perché sì, ovvio che se n'è andato a quel paese il carnevale. Racconta delle storie, prova a raccontarle una storia, raccontale una storia buffa, dai, prova. Anche se sei triste. Tanto secondo me quei due non arriveranno certo al matrimonio, guarda, sarebbe una buffonata. Vedrai che sarà come un gioco, credimi, io lo so, me ne intendo di queste cose, lo tratterà malissimo, ne uscirà fuori come una lattina schiacciata, vero? E lei, guarda, ti prego, sembra quasi che ci tieni, non voglio sentire questi discorsi, effettivamente tesoro ha ragione, così sembra che tu sia interessata, ma no, guarda, era solo per dire che per me è una monnezzata tutta questa storia, sì, vabbè. Ma chi è lei, scusi? No, ragazzi, fermi, perché che semina particolare, ma chi è? Guadalupe Bonilla, ragazzi, non so chi sia Guadalupe, cioè, io non lo so, vi dico la verità. Arrivederci, vabbè. Senti, cara, invece di ballare, presentati un po', fai una presentazione garbata, perché tu sei molto. Ma chi è? Ma, ragazzi, scusate, fai una presentazione garbata, perché. Possiamo lasciarci sfuggire questa ragazzuola? Direi di no. E secondo me la nostra sta un po' pensando a suo padre, l'ha vista e. Perché no? Forse è arrivato il momento, ragazzi, sarà la botta di felicità. Ma lei pensa che forse suo padre potrebbe anche rifarsi una vita, visto che sua madre ormai è scomparsa da un po'. Però, tesoro, se dobbiamo rincorrerti fino alla fine dei giorni, anche no. Dove sei? Ce la siamo persa, no, vi prego. Mi piace troppo sta sim. Presentati. Forza, è anche tesa. Oddio, che è? Oddio, ma è un'aliena, ragazzi. Ditemi. Chiedete di passare. Ma perché abbracci la sposa così? Ah, vabbè, presentazione garbata, si può dire che siete già amiche. Bene, rallegrala. Canta della festività. Sì. Va bene, possiamo stare insieme un po'. Cerca di capire com'è fatta sta tizia, perché impara a conoscere, ecco. Dobbiamo imparare a conoscere questa tizia, ragazzi, assolutamente. Chiedile anche della carriera, ovviamente. Vedete, lei è molto felice, quindi pensa che potrebbe, perché no, sistemare suo padre. Lei è buona. Vediamo un po'. Abbiamo scoperto che è buona, che è amante dell'arte. E cos'altro? Vabbè, una pittrice. Abbracciala tesoro, perché sembra veramente una brava ragazza. Io vorrei scoprire anche l'ultimo tratto, però. Fermi tutti, possiamo fare una conversazione profonda con lei. Vedi un po' di fare una conversazione profonda con lei prima di andare in bagno, ti prego. Perché ormai a questo punto io devo sapere, ragazzi. Tanto ormai il carnevale è saltato.
Non è la morte di nessuno se ci... Oh, è una tipa solitaria. Vabbè, ragazzi, dal classica artista, no? Un po' dall'animo solitario, ecco. Però mi piace, dico la verità. Mi piace anche molto. Quindi, tesoro, vai in bagno. E secondo me potresti fare così prima di andare in bagno. Altri sim elogia un altro sim e ragazzi, ovviamente elogerà suo padre. Guarda, c'è una persona che devi assolutamente conoscere. Guarda, potrebbe scrivere un libro dalla vita interessante che ha avuto. Mio padre, Dylan. Lo trovi dentro, sai, è veramente simpatico. Wow, sei felice di conoscerlo. Ecco, vai, vai, vai a conoscerlo, va. Qua. C'è il casotto. Allora, ragazzi, abbiamo capito che qua si balla alla grande. Direi anche basta perché ora avete rotto il pero. E quindi, ragazzi, ma voi che dite? Come finirà questa storia? Allora, lei non l'ha presa bene. Guardate, non è più uscita dal bagno. È rimasta chiusa qui. Anche perché ora la pancia si vede di più. E quindi, tac, deve affrontare suo padre. Padre che attualmente si presenterà in modo allegro, ma immaginiamo che la figlia lo abbia, no? Oh, piacere! Quindi lei è un'amica di Rebecca? Beh, sì! Sua figlia è veramente straordinaria. E lui, beh, lei devo dire ha un bellissimo sorriso e la ringrazio per, insomma, aver parlato così bene di mia figlia, ecco. Sono felice che abbia un'amica. Insomma, carina come lei, ma lui non lo dice nel senso, cioè è una bella ragazza, mica cieco, però non lo dice in quel senso, ragazzi, ovviamente. Quindi qua la situazione sta diventando particolare perché Rebecca vuole sistemare suo padre con Guadalupe. Adula un po', sua sorella non esce dal bagno perché ha sentito che Mirko sta effettivamente. Guardate, però, che bella simile, ragazzi! A parte tutto, guardate che meraviglia! Mi piace proprio tanto. Che sta perché è particolare, insomma, è una semina molto particolare. Ha sentito che Mirko sta andando avanti, insomma, che ha deciso, insomma, di no. Giustamente lei non si decide, e quindi quello, ragazzi, si stufa, si scoccia, va avanti nella sua vita. Mi sembra anche il minimo. E quindi ora non vuole uscire più da là sotto. Questo che ci ha provato in tutti i modi a farli sistemare. Io, ragazzi, non so come finirà tutta questa vicenda. Fatemi sapere, secondo voi, come andrà a finire, perché la vita in questa famiglia non è che è movimentata di più, come al solito. Quindi io direi che intanto noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Ci tenevo, volevo dedicare un intero episodio al matrimonio, ragazzi, obiettivamente. Poi, certo, se riuscivamo anche a fare la festa di Carnevale, ma ci si è messo di mezzo il Cristo, quindi come sempre. Ecco, raccontare una storia buffa, fai anche un'imitazione, magari perché Dylan ce l'ha un po' questo spirito da buffone. E quindi sì, è stata questa la festa di Carnevale, ragazzi, l'apparizione del Tristo, perché il Tristo ste cose me le fa. Quindi sì, il Tristo è il tipo che mi combina ste robe, ragazzi, quindi è stata questa la festa di Carnevale, un po' particolare, però che dobbiamo fare? Voglio dire, è così. Se l'episodio vi è piaciuto, ragazzi, vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace, lasciare un commento. Oh, meno male, ha avuto termine, dai, niente di terribile. Vi ricordo che, questa sta così, vabbè, vi ricordo che nella descrizione, ragazzi, e poi riprendi a cucinare, del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale, playlist, link ai canali dei miei amici youtuber. Mi raccomando, andate e iscrivetevi perché ne vale non la pena di più. E campanelline sempre attive, mi raccomando. Fatemi anche sapere, ragazzi, se vi è piaciuto il lotto, perché a me è piaciuto veramente tanto. E ovviamente, morte esclusa, ragazzi, perché doveva schiattare qualcuno, mi pare ovvio, come minimo, no? Giusto per allegrare, come dire, la serata, ecco. Però vabbè, insomma, ormai siamo abituati, in The Sims capita questo ed altro. Quindi vieni qua, tu devi ancora mangiare tesoro, vabbè, tua sorella sta cucinando, non preoccuparti. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate un po' di tutto l'andazzo generale, perché io la vedo molto tragica, sinceramente qua la questione, per tanti punti, cioè su tanti aspetti, ecco. Io vi auguro ancora un fantastico inizio settimana, vi abbraccio forte, vi rimando al prossimo episodio in cui probabilmente, ragazzi, assisteremo
Forse al parto, vediamo un po' come siamo messi. Terzo trimestre fra 16 ore. Se non al parto, ragazzi, di sicuro ha la nostra che dovrà affrontare suo padre. Dirgli: papà, hai presente la festa in maschera? Io mi sono mascherata da donna incinta. Sì, vabbè, come no. Quindi fatemi sapere, ragazzi, davvero cosa ne pensate. Vi abbraccio forte. Vi rimando al prossimo episodio sul Simmers. E non.